Allora, rieccoci ragazzi. Dobbiamo concludere la nostra lezione sul dispotismo illuminato. Io farei un'analisi di quelle che sono state le riforme attuate da quei tre re filosofi che erano stati definiti appunto in questo modo per la loro adesione all'illuminismo e per il sostegno garantito proprio ai filosofi che spesso erano ospitati nelle loro corti. Li abbiamo citati poc'anzi, no? Si trattava di Caterina II di Russia, Federico III di Prussia, Maria Teresa d'Austria. Quindi allora vediamo, io partirei proprio con le riforme in Russia. Caterina II prosegue fondamentalmente la politica di accentramento del potere e di occidentalizzazione dei costumi della Russia che era già stata avviata da Pietro il Grande. Caterina II era di origine tedesca e aveva apprezzato fin da subito la cultura illuministica, tanto da ospitare nella sua corte artisti e filosofi. Il suo riformismo colpisce innanzitutto la Chiesa, siamo in Russia, quindi la Chiesa ortodossa, a cui vengono confiscate tutte le proprietà e questo facilita sicuramente il risanamento delle finanze dello Stato. E poi Caterina II forma anche una commissione consultiva, siamo nel 1767. Cos'era questa commissione consultiva? Era un organo istituito da Caterina II che aveva lo scopo di redigere un nuovo codice di leggi. L'istruzione, no? Le indicazioni che Caterina II aveva dato alla commissione consultiva erano quelle di creare delle leggi ispirandosi ai più moderni principi dell'illuminismo e quindi alla tolleranza, alla libertà di stampa, alla condanna della servitù, alla condanna della tortura, alla diffusione dell'istruzione, questi, no, i principi cardine intorno ai quali la commissione consultiva doveva lavorare per creare un nuovo codice di leggi. Quindi davvero una riforma da un punto di vista anche cioè, dal punto di vista teorico molto all'avanguardia, dal punto di vista pratico troppo all'avanguardia, tanto che venne fermata dallo strapotere della nobiltà e quindi non ci fu un rinnovamento delle leggi. E il problema sociale in Russia alla fine scoppiò in tutta la sua gravità con una rivolta, era inevitabile. Una rivolta di contadini, tra l'altro abilmente organizzata da un cosacco, Pugachev. Pugachev riesce ad aizzare quasi tutti i contadini russi contro la nobiltà perché prometteva loro terre e libertà. Caterina a questo punto fu costretta a inviare l'esercito, fu costretta a prendere provvedimenti che andavano proprio dalla parte opposta rispetto al suo, alle sue tendenze illuministiche, perché dovevano chiaramente, i suoi interventi a questo punto dovevano salvaguardare l'aristocrazia russa. Ecco che riconfermò il servaggio ed emanò addirittura la carta della nobiltà. Una carta, un documento, insomma, con cui riconobbe tutti i privilegi nobiliari. Quindi si trattava di provvedimenti che erano molto ben lontani, dalle tesi illuministe, però Caterina II dovette pagare questo prezzo per riuscire ad ottenere la collaborazione dei nobili e quindi riuscire a governare il grande stato russo. Parliamo adesso delle riforme dell'impero asburgico. Il processo riformatore nell'impero asburgico viene iniziato dall'imperatrice Maria Teresa e viene completato con grande determinazione da suo figlio Giuseppe II.
Allora, il primo obiettivo sicuramente di queste riforme fu l'accentramento del potere. Ogni regione dominata dall'impero asburgico infatti aveva leggi proprie, quindi diverse da luogo a luogo, aveva anche delle diete locali, che quindi avevano dei poteri e che rendevano comunque estremamente complicato il funzionamento della macchina statale e anche dell'esazione delle imposte soprattutto. Ecco che il primo intervento di accentramento, che cosa fa? Va chiaramente a limitare il potere delle diete locali e poi viene introdotta una grande innovazione, l'estensione dell'imposta sul reddito fondiario alla nobiltà e al clero. Questo è sicuramente l'aspetto più significativo, delle riforme di Maria Teresa. L'imperatrice poi istituì il catasto, che non esisteva, venne istituito appunto per la prima volta su sua indicazione. Il catasto era praticamente un registro di tutte le proprietà terriere. In questo modo era possibile definire con precisione l'entità delle imposte proprio in base alle caratteristiche di queste proprietà. Poi ci sono altre iniziative intraprese dall'imperatrice, da Maria Teresa, che strettamente sono legate, no, all'illuminismo. Ad esempio, tutte quelle iniziative riguardanti l'istruzione. Maria Teresa rese pubblica e obbligatoria la scuola elementare. Istituì anche il Theresianum. Che cos'era il Theresianum? Chiaramente Theresianum perché lei si chiamava Maria Teresa, quindi in suo onore era una scuola molto esclusiva, una scuola superiore per la formazione dei funzionari pubblici. E pose sotto il controllo dello Stato l'Università di Vienna. L'Università di Vienna, prima dell'intervento di Maria Teresa, era gestita dai gesuiti. E invece adesso appunto i gesuiti vengono cacciati, l'università viennese diventa statale. Nel 1773, già che aveva appunto scacciato dall'università di Vienna i gesuiti, Maria Teresa requisisce i beni dei gesuiti. Lo scopo era quello di finanziare la riforma dell'istruzione che prevedeva appunto l'allontanamento dei gesuiti. Insomma, tutto un cerchio che ruota intorno all'eliminazione, no, dell'importanza dei gesuiti, che di fatto vengono estromessi dal regno. Il suo successore, il figlio Giuseppe II, che cosa succede? Con Giuseppe II le riforme, come dicevo prima, divennero ancora più radicali, perché l'imperatore attua una decisa politica giurisdizionalista, che viene definita a volte anche giuseppinismo. L'obiettivo era quello di rendere gli ecclesiastici servitori dell'autorità imperiale. Cosa fece allora in pratica Giuseppe II? Allora inizia ad istituire dei seminari statali. Quindi la formazione del clero viene, come dire, seguita direttamente dallo Stato. Sopprime il diritto alla censura dei vescovi e emana anche una patente di tolleranza. Questo è un documento molto importante del 1781. Come gli suggerisce il nome del documento, si tratta di un documento che va a salvaguardare le minoranze religiose, riconoscendo i diritti civili addirittura anche agli ebrei, che di solito erano sempre quelli più bisfrattati. Tra il 1781 e il 1785 Giuseppe II abolisce, pensate, la servitù della gleba. Eliminò quindi anche le decime, le corvée, e sottopose tutti i proprietari a un'unica imposta fondiaria.
Quindi vedete davvero interventi molto più mirati, e molto più decisivi rispetto a quelli della madre. Per dare uniformità poi all'interno dei domini asburgici, promulgò un unico codice civile penale. Anche questo è significativo, eh? Un codice civile penale unico è già una cosa importante per un impero così vasto. Ma si tratta, una grande novità è che questo codice civile e penale si ispirava proprio alle idee illuministiche. Le pene infatti erano uguali per tutti i sudditi, senza distinzioni di ceto. La tortura, che era ampiamente usata negli altri stati, venne abolita e il ricorso alla pena di morte, che spesso e volentieri era di facile, insomma, era diffuso, venne invece ridotto estremamente. Quindi ribadisco, provvedimenti molto audaci, quelli di Giuseppe II, che come sempre più sono audaci, più creano dissensi. Sono molti i dissensi alla sua politica, si ribellarono chiaramente i nobili che avevano perso i loro privilegi, ma addirittura si ribellarono anche i contadini. Perché i contadini reclamavano la proprietà della terra, si ribellarono le etnie gelose delle loro autonomie, si ribellò la Chiesa cattolica privata di autorità e prestigio, insomma, tutti si ribellarono alla politica, al giuseppinismo, no? Si ribellarono a Giuseppe II. Giuseppe II muore di lì a poco, muore molto giovane in realtà, aveva solo neanche 50 anni. Il trono passa a suo fratello Leopoldo II, che non è così illuminista e così convinto come Giuseppe II, e di fatto nel giro di pochi anni ripristina tutti quei privilegi fiscali e giuridici che il fratello aveva eliminato, le corvée che il fratello aveva eliminato e anche le decime. Quindi, insomma, azzera il giuseppinismo. Ci resta da affrontare nel dettaglio, da analizzare nel dettaglio, le riforme del regno di Prussia. Qui troviamo Federico II, detto Federico il Grande, che governa la Prussia nella seconda metà del Settecento. Con questo sovrano la Prussia continua, no, nel suo cammino di ammodernamento e di centralizzazione dello Stato, di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, che era stato proprio avviato nei decenni precedenti dal predecessore, da Federico Guglielmo I. Federico II fu, come gli altri citati, finora un grande stimatore della cultura illuminista e quindi spesso ospitava alla sua corte i filosofi illuministi, in particolare intrattenne rapporti soprattutto con Voltaire, che soggiornò a lungo a Berlino, ospite del sovrano. Le sue riforme riguardano soprattutto il sistema educativo. Rese infatti obbligatoria l'istruzione elementare fino a 13 anni per i ragazzi di ogni ceto sociale. Aprì anche nuove scuole nei piccoli villaggi per agevolare i figli dei contadini e degli artigiani. Incoraggiò a tutti i livelli e in tutti i modi la diffusione della cultura e la circolazione delle idee. Addirittura aveva creato l'Accademia delle Scienze di Berlino, e l'Accademia delle Scienze di Berlino era diventata uno dei più prestigiosi centri intellettuali d'Europa, proprio grazie ai finanziamenti di Federico II il Grande. Cos'altro dire delle sue attività di riforma? Beh, promosse la tolleranza religiosa, riformò il sistema giudiziario introducendo un codice civile, che un po' come quello che aveva introdotto Giuseppe II,
non prevedeva più la tortura e limitava il ricorso alla pena di morte solo a rarissime situazioni. Allora, siamo italiani e quindi come non concludere la nostra lezione sull'illuminismo e sul dispotismo illuminato parlando dell'illuminismo in Italia, perché anche in Italia la seconda metà del Settecento fu l'età dei lumi. La Lombardia era soggetta al dominio asburgico, come voi sapete, e quindi chiaramente risentì della spinta riformatrice dell'impero. Milano in particolare divenne uno dei centri di diffusione dell'illuminismo. A Milano c'era un gruppo di intellettuali che si impegnò nella elaborazione di temi di natura economica, giuridica e amministrativa. Personaggi di punta, no? di questo illuminismo lombardo, che poi avremo modo anche di studiare e approfondire nelle lezioni di letteratura italiana, sono i fratelli Verri, Pietro e Alessandro Verri appunto, e il più noto Cesare Beccaria. Più noto perché Cesare Beccaria è l'autore di quel piccolo opuscolo che ha fatto il giro del mondo, intitolato Dei delitti e delle pene, breve libro che sosteneva l'inammissibilità della tortura e della pena di morte e che avviò in tutta Europa un dibattito proprio sulla giustizia e su questi temi delicati, no, della tortura e della pena di morte. I fratelli Verri sono appunto importanti perché hanno fondato l'Accademia dei Pugni, chiamata in questo modo perché era un'accademia molto battagliera, era un centro di elaborazione politica, letteraria, filosofica, che ad un certo punto, indicativamente intorno al 1754, diede vita anche a una rivista, il famoso Caffè, la rivista proprio portavoce ufficiale delle nuove idee illuministe. Questo riguarda però il nord Italia. Cosa succede al sud? Il mezzogiorno d'Italia, certamente più arretrato, no, rispetto al nord, sul piano economico e anche sul piano sociale, non fu però meno attivo nell'elaborazione teorica e culturale. Furono proprio, infatti, gli illuministi meridionali a denunciare quelli che erano i mali del meridione, i mali del regno di Napoli. Qui troviamo studiosi di grande rilievo come Ferdinando Galiani oppure Antonio Genovesi, che pubblicarono opere che ebbero grandissima diffusione, vennero lette e discusse dagli economisti in tutta Europa. Detto questo, cerchiamo di fare una breve sintesi e poi chiudiamo qua la lezione sulle riforme che si ispirano all'illuminismo in Italia. Allora, in Italia le aree nelle quali il riformismo di ispirazione illuminista trovò maggiore applicazione, come potete immaginare, sono la Lombardia, questo era abbastanza semplice, ma anche la Toscana. Perché? Perché entrambe fondamentalmente erano in qualche modo coinvolte nella politica degli Asburgo. Sotto Maria Teresa la Lombardia ritrovò lo slancio per una rinascita economica. L'introduzione infatti di Maria Teresa del catasto riguardò anche la Lombardia, e il catasto permetteva una equa ripartizione del carico fiscale. Poi abbiamo anche la liberalizzazione dei traffici interni e del lavoro, che vengono, come dire, sottratti alle regole delle corporazioni. Quindi tutta una serie di provvedimenti di grande utilità per la crescita economica. Lo sviluppo culturale poi trovò vantaggio dall'abolizione della censura, dall'abolizione dell'Inquisizione anche dagli interventi nel settore dell'istruzione scolastica e universitaria.
Per quanto riguarda poi i rapporti con la Chiesa, qui è soprattutto il successore di Maria Teresa a intervenire. Infatti, dicevo appunto, Giuseppe II adottò in Lombardia gli stessi provvedimenti già presi nell'impero e quindi questo sollevò forti dissensi. Anche in Toscana, governata da Pietro Leopoldo di Lorena Asburgo, che era il figlio, no? L'altro figlio di Maria Teresa, si attuò la stessa politica riformatrice, quindi ancora l'abolizione delle corvée, la suddivisione delle proprietà, lavori di bonifica per lo sviluppo dell'agricoltura, si liberalizzò il commercio dei grani, furono soppresse le corporazioni che creavano troppi ostacoli al lavoro. Nel 1786 venne anche avviata una riforma fiscale interessante che estese l'imposta fondiaria finalmente anche a nobili ed ecclesiastici. La politica giurisdizionalista eliminò i privilegi del clero e in campo giuridico in Toscana fu anche fondamentale l'introduzione del famoso Codice Leopoldino 1786. Importante da ricordare, il Codice Leopoldino era ispirato alle tesi di Beccaria, ed è considerato unanimemente dagli studiosi di diritto il primo codice penale moderno d'Italia, Codice Leopoldino 1786. Ultime Veramente ultime informazioni riguardo al Regno di Napoli. Nel Regno di Napoli l'opera di riforma si sviluppò durante il regno di Carlo III di Borbone, grazie al suo ministro Bernardo Tanucci, che cercò soprattutto di abolire i privilegi ecclesiastici, quindi anche lui un giurisdizionalista. Abolire i privilegi ecclesiastici, quindi pose sotto il controllo dello Stato le rendite delle parrocchie, abolì le decime e abolì anche l'Inquisizione, arrivò a chiudere molti conventi e molti monasteri, contribuì ovviamente all'espulsione dell'ordine dei Gesuiti, che nessuno voleva più avere tra i piedi, e poi il potere dei baroni. Purtroppo nel Regno di Napoli non venne mai scalfito, insomma, no? Rimase sempre molto forte. In realtà, nonostante appunto la politica giurisdizionalista, anche il potere della Chiesa non venne mai scalfitto da questa politica. Allora, per questa lezione è tutto. Io nella mia invisibilità spero di avere spiegato con chiarezza concetti più importanti. Nel caso in cui, lo dico tutte le lezioni, ci fosse qualcosa che non sono riuscito a rendere intelligibile, a chiarire, vi prego davvero nell'ora a disposizione o comunque sempre, sono sempre raggiungibile, lo sapete, su qualsiasi piattaforma H24, voi mi scrivete nel dettaglio quale sia il vostro dubbio, quale sia la parte che non ho spiegato in maniera chiara e io a vostra disposizione cercherò di essere più intelligibile e più chiaro possibile. Io vado a letto perché è tardi, voi invece continuate la mattinata. Se avete dei dubbi, io sono in aula virtuale. Arrivederci.